Marion Hugh Knight era nato a Compton, terzogenito di una famiglia che possiamo definire normale. Quel nomignolo, Hugh, stava per Sugar Beer, orsetto di zucchero, ed era un retaggio dell'infanzia, ma in lui, 120 kg di muscoli distribuiti su 193 cm, c'era ben poco di zuccherato. Dopo il college sognava di diventare una star del football, e il talento non gli mancava. Dopo essersi messo in luce al college con la squadra dell'Università del Nevada, dove era stato nominato Rookie dell'Anno, era stato arruolato dai Los Angeles Rams. Alla fine non l'avevano inserito in prima squadra, ma durante lo sciopero dei giocatori NFL del 1987, i Rams lo avevano chiamato a rimpiazzare i titolari. Così il difensore 22enne Marion Knight, con il numero 79 sulle spalle, aveva potuto giocare due partite con i professionisti. La fine dello sciopero e il rientro dei giocatori titolari aveva però segnato la fine della sua avventura tra i professionisti. Da allora Hugh era entrato in un'altra squadra, i Mob Pyru, conosciuti anche come Eastside Mob o Insane Mob Gang, una gang di Compton affiliata alla Blood Alliance. Nell'ottobre dello stesso anno era finito anche in galera per aver aggredito la fidanzata, nonché futura moglie Sharita Golden, alla quale dopo schiaffi, calci e pugni aveva tagliato anche la coda di cavallo. Due settimane dopo, la notte di Halloween, era tornato in cella a Las Vegas per aver sparato due colpi di pistola contro un tizio per rubargli l'auto. Quando gli agenti lo avevano arrestato, portava ancora addosso una Smith & Wesson calibro 38, ma il suo avvocato era riuscito miracolosamente a mitigare le accuse e Knight se l'era cavato con $1000 di multa e 3 anni di libertà vigilata. L'anno dopo era finito ancora in manette per aver aggredito un uomo all'aeroporto di Los Angeles e sempre alla Città degli Angeli, nel 1990, era stata teatro di un altro arresto. Hugh aveva usato il calcio della pistola per spaccare la mascella di un malcapitato. Anche stavolta l'aveva sfangata con $9000 di multa e 2 anni di pena sospesa. Per evitare ulteriori guai, Hugh si era trovato un lavoro come guardia del corpo e per un breve periodo era stato il guardaspalle del cantante Bobby Brown, futuro marito di Whitney Houston, diventato una star con il successo del secondo album Don't Be Cruel del 1988. Quindi Hugh fu assunto da Tom Klein, un agente sportivo di Beverly Hills, che, folgorato dall'amore per la musica, voleva entrare nel business. Grazie a lui, Knight poté coronare il sogno di fare il talent scout. Aveva capito che il modo per fare i soldi era detenere i diritti delle canzoni e creò una minuscola etichetta, la Funky and Out Records, che aveva sede proprio nell'edificio di Klein, a Beverly Hills, e che si sarebbe occupata di edizioni musicali. Fu arruolato il promettente DJ Quick con altri giovani rapper locali. Nessun artista veniva pagato, anche se Hugh si occupava di trovare loro un alloggio e pagava i biglietti aerei dei fuorisede. Hugh assicurava che tutti sarebbero diventati ricchi quando sarebbero arrivati i primi successi. La Funky & Aug aveva un altro socio, un musicista molto amico di Hugh. Si trattava di Tracy Curry, ovvero The D.O.C., il rapper che gravitava attorno agli NWA e dei quali rappresentava di fatto un membro occulto e che aveva piazzato un clamoroso album di esordio, No One Can Do It Better, grande successo di vendite e di critica. Il nome della nuova etichetta era un omaggio proprio a D.O.C. It's Funky and Aug era la canzone che apriva il suo album ed era stata un singolo di successo, non poteva che essere di buon auspicio. D.O.C., nativo di Dallas, si era trasferito a Los Angeles su invito di Dr. Dre, che lo aveva visto rappare coi Fila Fresh Crew. Mi disse, che cazzo fai a Dallas? Vieni in California che diventiamo ricchi, ricorda D.O.C. Tracy si trasferì subito a Compton e cominciò a lavorare a Ra Ruthless, a stretto contatto con gli NWA. La ricchezza promessa però non si fece vedere. Andai ad abitare a casa di Dre. Ma prima di stare da lui, il primo mese ero stato ospitato da un ragazzo di Compton, che era il fratello di Andre e Lay Dre Bolton, un tastierista della Ruthless, ha raccontato Curry. Questo ragazzo era amico fraterno di Hugh Knight ed è così che lo conobbi. Cominciammo ad andare sempre in giro insieme e con loro mi divertivo. Avevo 20 anni ed ero molto arrogante, mi credevo il migliore. Andavamo in giro a far casino, mi portavano nei club, mi facevano conoscere un sacco di tipe. Finivamo sempre a combinare guai, io davo le pacche nel sedere a tutte le donne che mi piacevano e a volte le tipe erano col fidanzato che si incazzava. Allora interveniva Hugh ed erano subito botte da orbi.
e attraverso D.O.C. che Suge cominciò a frequentare la Ruthless e divenne buon amico anche di Dr. Dre. Suge era un tipo poco raccomandabile, ma aveva appeal sugli artisti perché offriva loro protezione. Se da un lato molti rapper si atteggiavano a gangster per il fatto di essere cresciuti a Compton e rappavano di rapine, risse e spaccio, nella realtà erano in gran parte degli studio gangsta, ovvero dei rapper che, non avendo street credibility, infarciscono le proprie biografie di episodi di vita difficile totalmente inventati. D.O.C. era un tipo alquanto fragile, con un rapporto difficile con droghe e alcol, soprattutto dopo il grave incidente d'auto che lo aveva quasi ucciso, e l'improvviso successo del disco d'esordio lo aveva esposto ad attenzioni non sempre piacevoli. Anzi, quando aveva fatto parlare di sé per aver fatto a botte, il rivale era quasi sempre stata una donna, come ad esempio la fidanzata Michelle Lee. Esemplare per comprendere che cosa volesse dire essere protetti da Suge è la ormai celebre negoziazione con Vanilla Ice. Sul finire del 1990 era esploso il fenomeno Vanilla Ice, un rapper bianco nato a Dallas ma cresciuto a Miami, che era l'ennesima incarnazione dello studio gangsta. Yankee, biondo, tatuato, bravo a ballare, infatti aveva cominciato come b-boy, ai discografici era sembrato perfetto per popizzare il rap e venderlo ai ragazzini bianchi di tutto il mondo. Gli era stato costruito a tavolino un profilo da duro, e dopo che il fallimentare disco d'esordio Hooked del 1989, 48.000 copie vendute, era stato riarrangiato, rimasterizzato, riconfezionato e ripubblicato con il nuovo titolo To The Extreme, il rapper aveva fatto il botto. Tutto il mondo cantava la sua Ice Ice Baby, canzoncina nel quale rappava sulle note di Under Pressure del 1982, un brano della strana accoppiata David Bowie-Queen. Aveva venduto 18 milioni di dischi, e a Mario Chocolate Johnson, uno dei giovani ingaggiati da Knight, la cosa rodeva, perché era lui il ghostwriter di Ice Ice Baby e di altre 6 delle 12 canzoni del disco. Vanilla non scriveva i testi e non sapeva nulla di produzione, ricorda. Avevamo fatto tutto io e il mio partner, DJ Earthquake. Ice ha solo imparato il testo e rappato. Peccato che l'accordo fosse solo verbale e, una volta uscito il disco, il manager di Vanilla Ice, Tommy Kwon, si fosse dimenticato di attribuirle i crediti e, soprattutto, di pagarlo. Mario, dapprima, aveva lasciato perdere anche perché la canzone alla prima pubblicazione era passata totalmente inosservata. Poi era uscita come lato B di un singolo e, infine, dopo che un DJ l'aveva scoperta, aveva spaccato al punto da diventare il primo singolo nella storia del rap in vetta alla classifica Billboard. Insomma, i diritti d'autore del pezzo valevano un sacco di soldi. Suge, in qualità di manager di Chocolate, accompagnò il ragazzino a rivendicare i propri diritti. Secondo la versione che Vanilla Ice racconterà qualche anno dopo in TV, a Primetime Live, i due, accompagnati da un paio di enormi guardie del corpo, avevano strappato letteralmente la security di Vanilla dalle sedie e si erano seduti di fronte al rapper biondo. Suge lo aveva fissato per alcuni minuti, in un silenzio surreale, e poi gli aveva chiesto «Come va?». Le intimidazioni erano continuate per diversi giorni, fino a quando, sempre secondo Vanilla, Suge lo aveva seguito in albergo e, tenendolo per i piedi, lo aveva fatto penzolare dal balcone fino a convincerlo a firmare la cessione dei diritti delle 7 canzoni. Suge e Chocolate hanno sempre smentito questa versione dei fatti, ma quel che è certo è che la Sony, proprietaria dei diritti, indennizzò Johnson con alcune centinaia di migliaia di dollari e Suge ne incassò il 25%. La Funky Naug non decollò. DJ Quick mollò prima di pubblicare il suo disco e passò alla Profile. D.O.C., che dopo l'incidente che aveva stoppato la sua carriera da rapper, aveva continuato a lavorare per la Ruthless, era vincolato da un contratto, ma, soprattutto, Klein si stufò dello show business e sfrattò Knight dall'ufficio di Beverly Hills. Suge e D.O.C., però, non abbandonarono l'idea di aprire una label insieme. Occorreva trovare un produttore di talento, e sulla piazza non c'era nessuno meglio di Dr. Dre, che D.O.C. chiamava il Quincy Jones degli anni 90. Per convincerlo a unirsi a loro, entrò in gioco l'abilità di Suge, che come aveva fatto già con D.O.C., cominciò a instillare in Dre il sospetto che Eazy-E e Jeffy Heller lo stessero imbrogliando sulle royalties.
In quella fase, verso la fine del 1991, Dr. Dre, l'anima creativa della Ruthless, era molto insoddisfatto. Dietro tutti i successi milionari della label c'era la sua mano, ma Dr. Dre, che pur conduceva ormai uno stile di vita agiato, guidava una Ferrari e abitava in una villetta dei quartieri bene, riteneva di essere sottopagato. Suge fomentò questo malessere e Dre maturò la decisione di lasciare gli NWA e la Ruthless e di fondare insieme a Knight una propria label, che venne chiamata Future Shock Records. Dr. Dre inoltre voleva portarsi dietro la cantante Michelle Lee, con la quale in quel periodo aveva una turbolenta relazione sentimentale. Lasciare la Ruthless però non era così facile. Dr. Dre, The DOC e Michelle Lee erano imprigionati da un contratto e, per accordi presi da Easy, Dr. Dre era anche vincolato a produrre alcuni dischi che venivano distribuiti dalla Sony.